comunque solito, scappando ve ne andate da qua, praticamente, sì, perché sì. Si paga per... E rientrate poi, vabbè, il pub. Poi invece, per dopo la fine dell'ultimo bottone... questo lo stavamo pensando. Secondo me la cosa preferibile è questa, perché oltretutto là non è che c'è moltissimo tempo, voi dovete rientrare subito, abbastanza velocemente, per cui per forza da qua. Ci tiriamo l'abbonamento. Almeno là il vitto è assicurato, frutta compresa. Io tengo veramente l'altra che fanno male, piedi di tavolino. E a chi lo dice? Non posso smettere con tutti e due. Che d'altra parte, insomma, che sogni. Un imprevisto è sempre possibile in questo mestiere. D'altra parte, insomma, dobbiamo pure ringraziare chi non ha chiamato le guardie. Questo lo stavamo un altro, no, ha avuto commiserazione. Cioè, avrei pensato, tu guarda questo povero uomo, che guai ha passato con questo ragazzo. Si sarà impietosito, bravo. A quest'ora saremo già a Porto Mulato. San Vittore. Scusa, accendi solo un attimo il lampadario? Il lampadario un attimo. Sì, non abbiamo... Sado morire su papà. Ecco, chi dà? Come va? Mamma, va venuto. Vieni e venite. Da chi? Veniamo subito. Andiamo un cosa tu per fare. Noi siamo pronti, lo spumantino l'abbiamo apprezzato, le olive anche di più. Adesso toccherà a voi cercare di apprezzare quello che questa sera andremo a proporre, ovvero l'ultimo bottone di Edoardo De Filippo a cura della Compagnia dell'Eclissi di Salerno. Appena vedi che io le restituisco queste lettere, certamente quindi una cosa è sorta e ciara. Non c'ha, ce l'ha dato, perché la signora è una signora, poi tiene quel marito così terribile, no, io sono sicuro che ci dà una ricompensa, per il momento il portafoglio conserva la famiglia. Come no? Come perché? Perché usci il marito all'improvviso, capite, di qua, di una cosa bollina, le gambe lunghe, può scappare. Verona, la grande. Vabbè, ma allora facevamo cose molto più scalmanate di adesso. Sì, non ci stiamo facendo bene. Questo è il
per tutta la nostra scena tenevo un animale sulla spalla. Io guardavo, vabbè, non glielo dico, non è meglio, però non è che potevo fare. Melina. Cose... No, ma come cose... Rimaste. C'è qualcosa di brutto. Non l'abbiamo tagliato noi. Io sono stato... Non so, si è persa in uno dei passaggi. Ha lui. No, no, ma non c'è niente da fare, non è proprio possibile così contare. L'avessimo capito io, allora pensano per evitare subito, questa cosa. Vabbè. Non è il contrario, Marco, all'inizio dove entrate voi? Da qui, come l'hai? Ah, da qua. Vado un attimo in regia, Mauro, fammi salire. Pensi che fra un'ora e mezza è tutto finito? No, pensa che ci godesti quest'ora e mezza. Pensa che era peggio la tensione al provino della cassetta. Siamo là. Però lì, guarda, cosa diciamo, non è più. Cosa un pochino, forse qualcosa. Ha bisogno di riposare, capito? Vieni, Edoardo, dammi la mano, andiamoci di capo da lei. Vieni, e cerca di ricordare, vieni, bello mio. Grazie. Guarda, la mascherina dell'aerosol mi ha fatto una piccola lettura addirittura sul naso, fuori di vedere quella rosa. Qua. Un po' spaccato, incredibile. Non pare, no? Io ho mandato le pareti, I muri, guarda, guarda i muri, tutti pieni di quadri, Guarda, quadri di persone, di alterato, guarda che questo è un arrollito, vedi che fierezza nello sguardo. Un antenato sicuramente, anche questa deve essere un antenato. Vedi che portamento, che nobildonna, chissà che quarto di nobiltà vantava. Secondo me non più di un quarto. E come fai a dirlo? Così sei cavalito, sì. Ma perché la nobiltà non sono mappetta? Ma che dici questa lingua? Io dico, mi riferisco al numero di parenti nobili di ali inquartato. Oh, vedete che ho ragione io, che sei poco inquartato, che può posare? Più di un quarto non può essere. Io non ti so che sei, guarda, sì. Guarda i quadri del 600, sì, napoletano, del 700. Sì, io. Andiamo via. Perché? Se viene qualcuno andiamo un'altra volta a finire a Poggio Reale. Non si, non voglio qua.
Ma tu guarda che casa! Amico, contempla! Guarda, qua c'è lo stemma di famiglia! Guarda! E B! Hai visto! Devo guardare, ma è buono, ah, metto gli occhiali, mangia. Guarda, brutto. Si vedono lo stesso gli occhi, che è troppo brutto. Sorrisa! In scuro, vai via. Guarda come si deve fare. Ma perché questo è per i bambini, che hanno massimo 34 di piedi. Tu che c'hai sta sfella che sarà 41-42? 42. Vai piano, vai non piano. Non mettere su Facebook che... Ha un pallone. È sempre la mignoletta. Perché c'erano queste due, no, per la prima volta. No, non è uno pizza. Infatti vi dico che mi sposto, se altri ne devono andare a malarsi. Sicuramente una signorina. Lo sa, grazie. Non si capisce il passo leggero, la franzia. Ma che è uno spirito? Sta già detto, sta cosa? Ma che non si asciuga! Quello è un guaio che abbiamo passato! E dai, ferito io! Chi dai mamma Luciano? Che sta sapendo? No! Non ha sapito? È segnatella! Un ragazzo che si chiama, non vi vergognate! Avete la salute perché non lavorate! Perché non sappiamo dove rispondere! Ecco! Qua sarda, signora mia! Se mica saliamo così sopra le case, prima lo domandiamo il guardaparco! Il guardaparco di questa notte ci ha detto la signora Federica, la signora... La collocazione delle parole la puoi mettere prima o dopo. Se tu dici andrai, ritornerai non, virgola, morirai in guerra, vuol dire che muori. Sei morto. Invece andrai. Non andrai. No, aspetta, oppure non andrai. No, non è fatto dal latinoamericano, faceva la salsa in lega. Oppure se fosse andrai, ritornerai, virgola, non morirai in guerra, vuol dire che vivi. Ah, certo. Insomma, che sei un fatto? Me la so ricordare, stamattina.
La signora Bella, ma l'ho telefonato, non rispondeva. Unica superstite, una signora, Lea di Napoli, ci dice che era andata in cerca di un cornetto. Non era in casa, non era in casa. E si è salvato, e si è salvato. Potrebbe tipo The Blair Witch Project. Questa è l'ultima. È già finita. O come? Andiamo. Prima chi non ha fatto il secondo giro. Non è per domani questa. No, domani abbiamo i taglierini, quelli bianchi. Però dopo. Cioè in confronto poi ti aspetti tipo caro Sigo, parlo proprio Sciumaria. Ma tutto può vedere, tu l'hai analizzato, ognuno si aspetta la storia a sé. Nel senso che in ognuno c'è qualcosa. Carli, guarda che io prima di salire sopra una casa mi informo, ma che ti credi che tu devo zia improvviso? Te l'ho detto, tu mi devi seguire, devi intuire, devi intuire. Carli, qua sta l'arte, hai capito? L'arte qua. Siediti qua. E comunque non so Thank you.